Rilanciare il piano di sviluppo rurale 2014-2020 in Sicilia è uno degli obiettivi di Silvia Calvanico, candidata per Forza Italia alle elezioni regionali del 5 novembre. La giovane mazzarese ha elaborato a proposito un documento a 3 anni dall'inizio della nuova programmazione con la pubblicazione dei primi bandi, afferma Calvanico. Il PSR mette in evidenza tutti i suoi limiti in relazione alla reale efficacia in termini di sviluppo socio-economico, soprattutto per le aree denominate B, agricoltura ad alto reddito e ricadenti nel comprensorio sud della provincia di Trapani ed Agrigento. L'evidente penalizzazione del PSR, si legge in una nota, è stata fortemente segnalata dal sindaco di Mazara del Vallo Nicola Cristaldi e condivisa dai sindaci di Marsala, Castelvetrano e Petrosino, che con una nota elaborata con un team di professionisti aveva chiesto un incontro urgente con l'allora assessore regionale per le risorse agricole Paolo Ezecchia Reale. La richiesta del sindaco è rimasta inascoltata, evidenzia Calvanico, secondo cui alla stessa maniera nessun rappresentante del territorio all'ARS si sarebbe prodigato affinché tale evidente difformità di trattamento rispetto ad altre aree rurali fosse eliminata. La definitiva approvazione e pubblicazione del PSR, aggiunge Calvanico, ha sancito di fatto l'esclusione dai finanziamenti di tutte quelle aziende agricole che ricadevano nelle aree B, mortificando dunque i territori che al contrario avrebbero potuto esprimere enormi e positivi risultati in termini di investimenti e ricaduta economica sui territori medesimi. Tra le proposte elaborate dalla Calvanico, l'aumento delle risorse finalizzate al ricambio generazionale in agricoltura, la rimodulazione dell'attribuzione dei punteggi per la partecipazione ai bandi e ancora l'aumento delle risorse economiche per le misure che prevedono la promozione e la commercializzazione dei prodotti tipici, nonché l'istituzione di consorzi in grado di tutelare il prodotto e garantire al produttore un prezzo di vendita dignitoso.